siamo qua con Sindaco De Magistris e volevamo chiedere innanzitutto come vede la canapa industriale per la zona del Napoletano, se la vede come opportunità. Assolutamente sì, il nostro sostegno è un sostegno convinto, cioè pensiamo che si debba innanzitutto fare una campagna di comunicazione e sensibilizzazione sulla canapa, perché c'è molta ignoranza, e poi anche pensare quanta economia si può creare attraverso la canapa e il lavoro, ed è molto incoraggiante vedere in questa fiera tantissimi giovani, quindi questo è un motivo che mi incoraggia molto. Sono quindi contento che abbiamo sostenuto questa iniziativa, e Napoli potrebbe essere un luogo assolutamente ideale, se pensiamo che a Napoli c'è ancora tanta agricoltura, c'è agricivismo, c'è voglia di coltivare la terra, ecco perché noi diciamo no allo sfruttamento e sì alla valorizzazione delle risorse, soprattutto naturali, quelle originali. E visto che anche delle doti di fotodecorazione dei terreni, secondo lei può essere magari un'opportunità per la Terra dei Fuochi? Per appunto rendere di nuovo questa terra coltivabile. Io sono dell'idea che noi dobbiamo ritornare a rendere coltivabili le nostre terre e far diventare Napoli e l'area metropolitana di Napoli la terra del fuoco, nel senso di passione, di energia e di qualità, che non dimentichiamoci che la qualità la Campania Felix, quindi poi io ovviamente non sono uno scienziato, un chimico, un tecnico, non so esprimermi su dei punti, però sono certo che laddove si punta sulla natura, sui prodotti naturali come la canapa, tu vuoi garantire il benessere delle persone, fare economia, avere una capacità industriale se pensiamo al tessile, una capacità gastronomica se pensiamo agli alimenti e una capacità di preservazione dei nostri territori. Quindi io sono un convinto sostenitore e non ridurrei il tema della canapa solo droghe leggere, depenalizzazione, la canapa, che è anche un tema, certo, tant'è che io ho firmato il referendum e sostengo la depenalizzazione, ma il tema della canapa è più complesso, certo. Del resto la Campania, l'Italia ha avuto tradizioni storiche fortissime sulla canapa, quindi io credo noi dobbiamo ripartire proprio dalla terra, che la canapa fa parte integrante in modo significativo della terra.